Benvenuti a questa nuova puntata di A Casa delle Stelle, è un programma di intrattenimento, divertente, forse facciamo anche cultura. E allora approfitto di questa occasione per ricordare a tutti che in ogni puntata abbiamo un VIP diverso e abbiamo un personaggio quindi conosciuto, che sia televisivo o che sia un giornalista o che sia uno sportivo. In ogni caso fa parte del mondo dei VIP, dei cosiddetti VIP, quindi una stella, una vera e propria stella, specialmente quella di oggi, e vedremo fra poco su chi è caduta la scelta per questa puntata. Ma prima di questo volevo ricordare, è un appello che abbiamo fatto in tutte le nostre trasmissioni, lo ripetiamo ancora, visto che il dramma degli sfollati, dei nostri sfollati marchigiani, esiste ancora ed è molto attuale, ricordiamo alle nostre autorità, specialmente quelle locali, comunque di prendere in fretta delle decisioni. Cominciano a stancarsi gli sfollati di fare su e giù fra il mare e le colline o i monti, quindi insomma decisioni che vengano prese al più presto. Fatto questo appello, però, adesso vediamo su chi è caduta la scelta di questa settimana. Pino Scaccia, che abita proprio qui, e la moglie ci ha detto che l'avremmo trovato qui al Bar Sisto, uno dei bar più famosi di Ostia Lido. Ostia Lido, come sapete, fa parte del comune di Roma, non è un comune a sé stante, quindi è un comune che è rimasto come un piccolo paese dove tutti si conoscono, e quindi basta dire il nome del bar e basta trovare il personaggio. Seguitemi, perché Pino dovrebbe essere proprio qui, il grande Pino Scaccia. Vediamo un po'. Ecco, seguimi. Buonasera, buonasera anche a lei. Carissimo Pino, come stai? Ciao. Ti trovo in forma? Più o meno. Hai cambiato un pochino look? No, è come mi sveglio la mattina, insomma. Oggi mi sono svegliato così. Tanto grazie per aver accettato questa nostra intervista. Grazie a voi, siamo di Ostia a trovarmi. Il programma che è A Casa delle Stelle ogni settimana va a casa di una stella, e Ostia Lido è casa tua, perché... Sì, questa adesso è la mia casa da tanti anni, ormai da più di 25 anni è la mia casa, non sono nato qui ma ormai la considero il mio rifugio soprattutto. Bene, allora noi cominciamo l'intervista a Pino Scaccia e cominciamo questo programma A Casa delle Stelle con la prima delle nostre rubriche, cioè il VIP test. Pino, dovrei sottoporti in sostanza a 10 domande e quindi 10 risposte, un piccolo gioco per entrare nel nostro club dei VIP. Naturalmente tu VIP già lo sei, stella già lo sei, ho detto prima 25 anni, quasi 30 direi, compresi gli ultimi anni come direttore del TV7, hai continuato a fare servizi addirittura anche in Libia, insomma hai una carriera lunghissima, ma hai alle spalle anche 16 anni di marchigianità, 8 anni al Corriere Adriatico e 8 anni invece a Rai 3, quindi presso la sede regionale della Rai. Ecco chi è il grande Pino Scaccia, e lo vediamo ancora meglio in questa scheda filmata dove c'è audio e musica che spiegano la tua carriera. Questa è la storia di una guerra strana, dove si muore da 20 giorni per un pezzo di terra, specie se bevuto di petrolio, e ogni conquista costa molto sangue. Un giorno ci ritroviamo anche noi sotto le bombe, proprio davanti all'ingresso dello stabilimento petrolifero. Non c'è via di fuga, non c'è possibilità di riparo. Per fortuna le bombe finiscono nella sabbia. Per noi la paura di qualche minuto. Qui è normale.
da questo telefono lei ne ha parlato per l'ultima volta, il primo gennaio dell'anno scorso, con la madre Romina a Cellino. Entriamo nella stanza di Ilenia, e la B1 al primo piano. Due letti, uno specchio, poche cose. Qui ha dormito in compagnia di Alexander Masachela sicuramente 7 notti, dal 30 dicembre al 6 gennaio. Tutti sono convinti di aver visto Ilenia una settimana dopo il 6 gennaio e dunque non sarebbe lei la ragazza finita nel grande fiume. Pino Scaccia, giornalista e scrittore. Buonasera. Benvenuto Pino. Pino, ci spieghi che cosa è successo a Chernobyl e perché quando tu sei andato, cioè 5 anni dopo il disastro, l'area non era ancora blindata e quindi... C'era sicuramente la voglia di ridimensionare l'allarme in qualche maniera, eravamo ancora... era appena crollata l'Unione Sovietica, ma insomma non si era cambiata politica, c'era la voglia, che peraltro delittuosa in occasione del disastro, che ha dato l'allarme soltanto 48 ore dopo. Il mio consiglio ai giovani è quello intanto di cominciare dal proprio territorio. Ogni territorio, la Puglia è un territorio ricchissimo, offre opportunità di fare bene il cronista. Fare il cronista a casa spesso è più importante e forse altrettanto difficile che andare in posti esotici. Insomma, quindi di cominciare comunque da casa, di diventare solidi al limite prima di avventurarsi fuori. Ecco Pino, prima di questo VIP test, che tutto sommato è un gioco che poi ci porta a entrare nel vivo del programma, tu sai benissimo che la nostra regione, cioè le Marche, ha vissuto in questi giorni dal 30 ottobre in poi un dramma veramente notevole, quello del sisma, ma più che altro abbiamo il dramma degli sfollati che sono in parte sulla costa, in parte vivono ancora all'interno, e c'è addirittura chi fa su e giù tutti i giorni per portare i bimbi a scuola. Tu che nella tua lunga carriera di catastrofi naturali ne hai viste tante, perché hai girato il mondo, hai seguito tutte le guerre, tutti i terremoti, tutti gli tsunami, insomma tutte le più grandi tragedie, anche naturali, anche quelle che la natura di tanto in tanto ci riserva. Ma sapendo che sei anche per 16 anni stato marchigiano in qualche modo, ecco, ti chiedo un pensiero per i nostri sfollati e quello che tu pensi su quanto è accaduto. Ma sai, un pensiero non rituale, insomma, lo sento davvero, perché io sono stato proprio accolto nelle Marche da un terremoto nel 71. Io sono arrivato ad Ancona in Ancona, perché sennò gli amici anconetani mi riprendono. In Ancona sono stato sfollato, io abitavo a Piazza Roma, il palazzo è stato lesionato, difatti andai sfollato 3 mesi a Jesi, proprio sono stato accolto dal terremoto. Poi ho seguito per 6 mesi quello di Colfiorito, tra Marche e Umbria, insomma. Ricordo scene drammatiche, ma anche scene belle di queste contadine marchigiane che sono fantastiche, facevano la spoglia per i vigili del fuoco. Tanta solidarietà, quindi figurati quanto io sia vicino, insomma. Tra l'altro le Marche sono tutte un borgo, un grande borgo, insomma, cioè piena di borghi, per cui capisco il dramma, l'ho vissuto in tutto il mondo, è vero, ho seguito terremoti in Pakistan, in Iran. Visto che ci siamo, ti chiedo il più disastroso che hai vissuto di persona. Ma disastroso in assoluto quello di Bam in Iran, è una città d'arte iraniana, era veramente rasassuolo, completamente rasassuolo. Io purtroppo il vizio del fumo, mi ricordo che per 3 giorni non sono riuscito a trovare un pacchetto di sigarette, l'autista mi portava per vari chioschi eccetera, e li trovavamo tutti rasi al suolo, per cui quello è stato il più terribile. Ma anche in Pakistan, nel Kashmir, è stato brutto, San Francisco addirittura, sembra la storia di un film, ma anche San Francisco, che è una città stupenda, è stata distrutta, la parte marina, dal terremoto. Ecco, allora, adesso naturalmente di argomenti con Pino Scaccia ne tratteremo tantissimi, scopriremo anche il lato umano dell'uomo Scaccia, quindi non soltanto del grande personaggio televisivo, ma anche il lato umano, ma prima devo sottoporlo, Pino, un piccolo gioco, a un test. Sono 10 domande facilissime, io mi sposto in alto nel teleschermo, tu rimani pure tranquillamente in basso, ti faccio 10 domande, basta naturalmente che tu ne indovini almeno 6, che quindi ritengo che sicuramente sarei eletto nella nostra VIP club. E vediamo la sigletta VIP test.
Pino, io mi sposto in alto sullo schermo e cominciamo naturalmente con questo gioco, perché è un gioco e naturalmente finora nessuno è riuscito a fare l'unplay, io mi auguro che tu ci riesca. Tu sei sempre vissuto dall'altra sponda, quindi sponda Rai. Ti chiedo invece chi è il direttore del TGCOM 24, l'attuale direttore. Beh, Paolo Liguori. Il 26 dicembre, data tra l'altro importante perché anche Santo Stefano, viene ricordato anche per un terribile dramma accaduto qualche anno fa. Ti ricordi di che dramma sto parlando? Ma io ricordo due 26 dicembre ravvicinati, fu chiamato alle 16 di pomeriggio due anni consecutivi, il primo per il terremoto di Bam, appunto in Iran, e l'altro per lo tsunami, e la sera stessa del 26 dicembre stavo nello Sri Lanka, appunto per lo tsunami. Adesso Pino Scaccia mi deve dire il nome di un personaggio televisivo, ma che è anche il nome di un dente. Canino. Questa è una domanda che Pino Scaccia sicuramente saprà in maniera ovviamente scontata. Come si chiamava anticamente la RAI? Qual era la sigla vera? Non RAI, ma come si chiamava? Eier, mitica, Eier. Ci sono varie autorità che controllano attualmente i siti internet, ma qual è quello ufficiale, l'autorità quindi di controllo che controlla i siti internet? Sicuramente il riferimento primario resta la Polizia Postale, ma anche Carabinieri e Guardia di Finanza si sono molto attrezzati. Adesso Pino, voglio sapere da te qual è il simbolo che è presente, si è parlato tanto di Fidel Castro in questi ultimi giorni, è presente sulla bandiera di Cuba, c'è un simbolo che tra l'altro ci fa anche piacere. So che sei interessato, direttamente, la stella. Adesso voglio sapere da te il nome di una donna, ma che è anche un fenomeno boreale. Aurora boreale. Tu sei un uomo che ha girato il mondo, conosce la geografia ma conosce anche la storia. Allora, negli accordi di Yalta, mi devi dire, nel famoso patto di Yalta, qual era il nome del presidente americano. Io non c'ero, giuro, a Yalta non c'ero, Roosevelt. Di che colore era la Renault 4 famosa in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro? Rossa, è storia. Abbiamo detto prima che nelle Marche sei davvero di casa, e allora probabilmente la domanda è quasi scontata. Mi devi dire almeno il nome della città in cui si produce una famosa carta da disegno. Fabriano, la carta di Fabriano è famosa in tutto il mondo. Allora Pino, io torno in basso per darti una notizia clamorosa. Tu sei il primo dei nostri VIP a Casa delle Stelle che ha fatto l'unplane. Le indovinate tutte e 10. Solo fortuna, un po' perché c'ero, qualche volta non c'ero ma l'ho letto. Quindi adesso, se non ti dispiace, ci spostiamo perché andiamo a fare un'intervista un po' diversa, nel senso che cerchiamo di scoprire il lato umano del personaggio Uomo Scaccia, quindi l'Uomo Scaccia. Ci spostiamo naturalmente anche con la telecamera, ma prima la nostra sigletta che si intitola proprio Ma chi sei veramente? Torniamo quindi a Casa delle Stelle, siamo con Pino Scaccia sul litorale laziale, a Lido di Ostia, e la nostra rubrica Ma chi sei veramente adesso cercherà di scoprire il lato umano del personaggio Scaccia. Allora, al di là del conduttore, dell'inviato, di tutto quello che tu hai fatto nella tua carriera, il giornalista naturalmente, ma l'Uomo Scaccia, ecco, non il professionista, l'Uomo Scaccia, è un uomo felice? Ma sì, diciamo soddisfatto, la felicità, sai, felicità è una bella parola, ma insomma non è difficile conquistarla davvero. Sicuramente soddisfatto di quello che sono, di quello che sono stato soprattutto. Anche perché considerando i tuoi sordi, ripeto, marchigiani, ti sei fatto da solo in sostanza, nel senso che al successo ci sei arrivato con sangue, lacrime e sudore. Sì, ma anche prima, cioè nelle Marche ho conquistato quel famoso tesserino da giornalista professionista che inseguivo da ragazzino a Roma. Io sono andato appunto nelle Marche dove per fare questa svolta, insomma, svolta vera, professionale, insomma, io ho il, non vorrei anticiparti altre domande, insomma, ho l'orgoglio e il grande onore di aver partecipato a due veri debutti, a due battesimi, quello del Corriere Adriatico
andammo, io giovane romano, disoccupato, precario, anzi abusivo come si diceva allora, per conquistare un contratto finalmente a Corriere Adriatico. E quindi c'è la mia firma nel numero uno anno primo del Corriere Adriatico, c'è ancora esposta in redazione. E poi nel dicembre 79 l'apertura di Rai Marche, quindi proprio il debutto anche lì, il 10 dicembre. Dove peraltro sei rimasto poi 8 anni? Sì, sono stato 8 anni al giornale e 8 anni alla Rai, quindi questi due battesimi mi hanno legato in maniera indissolubile alle mani. Ecco, perdonami, torniamo all'uomo scaccia. Allora, tu sei la prima volta davanti a una telecamera, cosa hai provato in quel momento? Stiamo parlando ovviamente della Rai. Ma io ho capito, mi ricordo, no, sì, la telecamera Ancona non mi fece effetto. Ricordo la prima diretta nazionale, perché sapevo che mi vedeva anche mia madre, mi vedevano i parenti a Roma, il TG2, ricordo alle 13 e mi tremavano le gambe. Ho capito perché, cosa significa che ti tremano le gambe. Io sotto il tavolino, mentre facevo la diretta, non si vedeva, ma sotto davo dei calcioni al tavolino, insomma, mi tremavano letteralmente le gambe. Sapevi di parlare a milioni di italiani? Certo, certo, appunto. Senti, ti sei mai messo, quando facevi i tuoi servizi, nei panni di chi poi l'avrebbe guardato il servizio? Ma no, perché tu che lavori pure in televisione sai che per superare quel trauma, appunto, delle gambe che tremano, devi pensare di parlare a una lucetta rossa, non alla gente, perché se io poi, questo è al TG1, con milioni, davvero tanti milioni di ascoltatori, se io avessi riflettuto su quanti milioni c'erano davanti mi sarebbe preso un colpo. Parlavo a una lucetta rossa. Certamente successivamente con il blog, quando nacquero i blog nel 2000, pensavo anche a chi stava dall'altra parte dello schermo, ma era un dialogo scritto. La stessa domanda potrei fartela per i libri che ora scrivi, tra l'altro so che ne stai scrivendo due adesso, no? Ma ti metti anche dalla parte di chi li leggerà? Sì, no, io proprio con il blog, che io ho sempre considerato il mio spazio dell'anima, ho pensato che poteva essere una grande fortuna per la gente normale, quando ancora non era esplosa così Facebook, insomma i social, avere in maniera così diretta, originale, il pensiero di uno che vedevano in televisione, ma anche era la mia fortuna per vedere le reazioni, per come era accolta dalla gente, era accolto quello che io dicevo e che raccontavo, insomma è stato utile per gli altri e anche per me. Torniamo all'uomo scaccia, vediamo un po' se riusciamo a far capire a tutti anche i tuoi sentimenti, quello, insomma, che provi dentro, veramente dentro l'anima. Per esempio ti faccio questa domanda, anche tu sei stato un ragazzo come tutti, che cosa rimpiangi di quell'età? Ma io rimpiango, è paradossale, ma rimpiango la conquista, perché quando ero ragazzo io dovevamo conquistare tutto. Io sono un figlio del dopoguerra, era un periodo molto duro, molto pesante, e i miei genitori, i miei nonni, insomma, sono stati veramente, veramente in gamba, con poco. Erano tempi estremamente diversi, nessuno adesso li capirebbe, dovevi aspettare Natale per avere una giacca o la Befana per avere un giocattolo, insomma, da bambino. Erano tempi diversi, però in questo io diciamo ne sono soddisfatto, perché mi ha portato proprio al gusto della conquista, cioè ogni cosa era conquistata e quindi eravamo più forti, più solidi, insomma. Di quell'età ti ricordi, che ne so, anche i primi baci, come dicevi tu, le prime conquiste, ma non parlo solo d'amore, i primi baci, la prima moto, il primo giro in auto? No, noi, cioè, erano tempi molto diversi. Ricordo che in ogni famiglia c'era il parente ricco, no? Ricco, insomma, è relativo, ma rispetto, diciamo, con un po' più benessere rispetto alla media. Quindi io avevo mio zio, che è stato il primo ad avere la Topolino, e quindi andavamo in 27 dentro una Topolino, era il primo ad avere il televisore, per cui andavamo tutti a casa sua il giovedì sera, il sabato sera. Insomma, non erano i tempi né del cellulare né del web, insomma, erano altri tempi. Per carità, cioè, io sono della generazione dei gettoni, e ricordo che le prime... la famosa cabina.
le telefonate al giornale dovevano essere piene di gettoni, saccocciate di gettoni che pesano tantissimo. Già fu una svolta quando arrivarono le schede telefoniche, che era un po' più comodo, insomma. Senti, torniamo alla tua vita privata. Chi è per te il vero amico? Il vero amico intanto è uno che si conosce da giovane, molto giovane. Io anche adesso non ci frequentiamo più perché la vita poi, insomma, cambia percorsi, eccetera, ma i veri amici sono stati quelli da ragazzo, con cui condividi tutto, le speranze, appunto, dicevamo, le conquiste. Poi li perdi per strada, insomma, però i miei amici sono quelli, gli amici in età matura in realtà sono conoscenti, gente con cui passi il tempo, magari sei anche affezionato, ma non è il vero amico, insomma. Girando il mondo avrai avuto modo anche di conoscere donne bellissime, anche se poi ti sei sposato e sei, credo, pienamente soddisfatto in amore, ma qual è stata la donna che più ti ha colpito girando il mondo? Beh, allora da ragazzino ricordo le prime esperienze, intervistai Liz Taylor, cioè, ragazzi, è incredibile, cioè quegli occhi viola, Liz Taylor mi è rimasta dentro. Una di cui mi ero innamorato, è paradossale, ero un bambino, stavo alle elementari, fu Silva Coscina, perché era la protagonista del film Il Ferroviere di Pietro Germi, un film che giravano proprio sotto casa mia, la fontanella davanti al portone del palazzo. E io tornavo da scuola e mi fermavo e vedevo questa donna bellissima, questa, di cui non sapevo neppure il nome. Cioè, per anni poi l'ho seguita, poi purtroppo è morta. Silva Coscina fu, diciamo, il mio amore così, cioè, amore virtuale. Virtuale. Senti Pino, come uomo nella tua vita, non come professionista, nella tua grande vita come professionista avrai lasciato qualche piccolo rimpianto o rimorso, ma come uomo hai un rimpianto? No, poi non si vede di rimpianti, comunque non ho rimpianti, perché poi se mi sento un privilegiato, insomma, io da piccolo, da ragazzo sognavo due cose, di scrivere e di viaggiare. La casualità, la fortuna, anche il mio impegno mi ha portato addirittura a farmi pagare per queste due mie passioni. Come diceva Enzo Biagi, non lo fate sapere l'editore, insomma, ma io l'avrei fatto anche gratis. Bellissima questa risposta, ci ha aiutato un po' a capire anche chi è l'uomo scaccia, insomma. Erano i tuoi sogni e bene o male li hai realizzati tutti. Senti, l'ultima domanda e poi passiamo a un'altra rubrica. Hai lavorato tanto, ma hai mai avuto... Il tuo lavoro è sempre stato un po' a rischio, no? Hai mai avuto paura di morire lavorando? Accidenti, tante volte, soprattutto una, alle porte di Baghdad, quando ci spararono contemporaneamente le quattro Kalashnikov, cioè ci inseguirono per 3 chilometri, entrarono nella macchina, credo, 70 colpi, uno ferì l'autista, e in quel momento, cioè proprio... passato quel confine che c'è tra la vita e la morte, davvero, perché non è stato un colpo, sono stati minuti, magari non molti, ma sai, 2 o 3 chilometri, non sono poi così pochi, in cui ho ripensato a tutte le cose che non avevo detto, tutte le cose che non avevo fatto. Ma perché un giornalista come te, tra virgolette, rischia la vita? Lo fa per soldi, per passione, perché lo fa? Ma per soldi sicuramente no, perché si guadagna molto più andando al Festival di Sanremo o al Festival di Cannes che andare a Kabul o a Baghdad. No, è la passione. Io ho cominciato con gli spettacoli, che era comodo, ho cominciato con lo sport, altrettanto comodo. E poi anche la cronaca. Perdonami, tutti ti considerano come l'uomo della cronaca, nel senso che tu eri quello che non andava oltre certi limiti, raccontavi la cronaca cruda per quello che era e ti fermavi lì, e sei sempre stato apprezzato anche dalla stessa Rai per questa ragione. È stata una tua scelta o è proprio un tuo modo di interpretare il giornalismo? No, io penso che un cronista questo deve fare. Io non sono mai andato
a fare la conta dei morti, andando per guerre, pensavo alla gente, a chi stava in guerra, cioè, ma è la curiosità la molla vera, parliamoci che è la curiosità. Io credo che il mestiere del reporter è proprio questo, di andare e raccontare, cioè l'inviato è il tramite tra l'evento e la gente a casa. Per cui tu devi andare lì a raccontare al posto di tutti gli altri quello che succede, quello che vive la gente, quello che sopporta la gente. Io credo che sia il vero scopo di questo mestiere, cioè non ce ne sono altri. Senti, tu di cose brutte ne hai viste tante, hai visto le ferite, hai visto la fame, hai visto la morte, hai visto tutto, insomma. C'è qualche episodio particolare che non dimenticherai mai? Ma gli episodi sono tantissimi, te li porti tutti. Uno, ce ne basta uno. Uno è Chernobyl. Io lì ho visto non catastrofi di cadaveri, perché nella vita di un cronista capita di vedere cadaveri. Ho visto la morte del mondo. Io sono stato il primo giornalista occidentale a entrare a Chernobyl dopo il disastro. Ho visto il bosco bianco morto, i villaggi sepolti, sotterrati. Lì ho visto la morte del mondo, cosa può portare il nucleare, i disastri del nucleare. Lì certamente mi ha cambiato anche sul piano personale, non solo su quello professionale. Senti, l'uomo scaccia ha paura di invecchiare? No, cioè, tanto c'è poco da fare, cioè, cerco di non invecchiare o invecchiare bene, insomma. Ci sono gli acciacchi che però ti ricordano che insomma non sei più un ragazzino, no? E bisogna tener presente anche gli acciacchi. È un'altra stagione, è una stagione della vita. Che però stai vivendo bene, perché scrivi, lavori ancora. Beh sì, io chiedo solo una cosa al Signore, di rimanere lucido. Ci sono ancora qualche anno, perché ci sono mostri sacri del giornalismo che hanno 90 anni, più di 90 anni, ancora scrivono, perché sono lucidi. Ecco, io quello che chiedo è di non vegetare. Se devo vivere, a parte la mobilità, ma è importante soprattutto la lucidità mentale, perché poi uno può scrivere su seduto al computer, essere lucido, rimanere fino alla fine presente a se stesso. Forse adesso avrete capito davvero chi è il vero Pino Scaccia. Prima della prossima rubrica, che è naturalmente l'ultima, l'ultimo round, dove avremo un secco botta risposta come se fossimo due pugili, caro Pino, ricordiamo ancora i nostri sostenitori e torniamo insieme con l'ultima rubrica, che è l'ultimo round. E ritorniamo a Casa delle Stelle, una produzione Ramset. Siamo al Lido di Ostia e siamo con un grande VIP, Pino Scaccia, il più grande inviato della RAI degli ultimi 25 anni. È sempre presente su tutti i luoghi dove sono accaduti grandi drammi, guerre, insomma è stato sempre presente in tutti gli avvenimenti più importanti degli ultimi 25 anni, quindi un grandissimo personaggio. Ma a lui, prima di tornare a parlare in questa intervista di cui avete visto già abbastanza, facciamo un piccolo regalo, gli regaliamo una canzone che si chiama Motocicletta di Lucio Battisti e do la linea subito a Eva che ce la canta. Grazie della linea, Benedetto, e sì, oggi sono contenta di dedicarvi un bellissimo brano di Lucio Battisti che tutti conoscono come Motocicletta, ma il vero titolo è Il Tempo di Morire. Motocicletta 10 HP, tutta cromata, e tu a 16 sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarirei. Non dire no, non dire no, non dire no, 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 non dire no. Lo so che ami un'altra, ma che ci posso fare? Io sono disperata perché ti voglio amare.
voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte, adesso, sì, mi basta il tempo di morire, tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare, domani sì, ma adesso, adesso dimmi. Non dire no, non dire no, non dire no, prendi tutto quello che ho, mi basta il tempo di morire, tra le tue braccia così, domani puoi dimenticare, domani sì, ma adesso, adesso dimmi di sì. Non dire no, non dire no, 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 non dire no, non dire no, lo so che ami un'altra, ma che ci posso fare, io sono disperata, perché ti voglio amare. Sono disperata perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Un saluto a tutti gli amici a casa e ridò la linea a Benedetto. Su questo litorale laziale abbiamo trovato un clima meraviglioso. Allora, siccome questa trasmissione va in onda a Caropino nelle Marche, dove invece c'è l'Adriatico e qui siamo sul Tirreno, ecco, dicevamo prima, io e te scherzando, il mare è bello dappertutto. Ma sì, guarda, guarda che bello, tra qui e Senigallia, ho sempre detto, non c'è differenza, quindi Tirreno Adriatico, qui la sabbia è un po' più ferrosa, è più scura. Ma... In questo momento, come tu sai, abbiamo la base dove c'è la protezione civile a Porto Sant'Elpidio, quindi Sant'Elpidio a mare e Porto Sant'Elpidio, proprio perché non vogliamo dimenticare la gente del terremoto. Ma adesso andiamo con questa rubrica che si chiama appunto Ultimo Round, è una specie di botta e risposta che faremo velocemente per i nostri telespettatori. E allora io comincio con il farti questa prima domanda, prima però la sigletta Ultimo Round. Hai ricevuto tanti riconoscimenti, il più bello? Forse il premio Ilaria Alpi, però il premio cronista dell'anno, il premio Borsellino. Avevo chiesto il più bello. L'Oscar delle stelle. Va bene. Allora, la tua carriera è stata lunga, gratificante, ne sei fiero? Sì, mi sento un privilegiato. Ho attraversato la storia del mondo, per cui da testimone diretto, per cui mi sento molto fortunato. Fai una scelta secca. Passato, presente, futuro. Ma passato perché è stato sicuramente molto intenso. Hai qualcosa da farti perdonare nella tua vita? C'è il cosiddetto peso sulla coscienza? No, non credo. Credo di essere abbastanza umano con tutti. Forse ho avuto storie con Albano, ho inseguito Ilenia, la sua figlia, scomparsa per un anno. Forse non dovevo farlo, non lo so, forse sì. Perché sei andato in fondo a una faccenda brutta? Sì, perché forse ho scoperto cose che non andavano scoperte. Non so, forse, però non sono così sicuro di essermi pentito. Sentimento inteso proprio come sentimento, quindi non solo come amore. Quanto può essere importante come valore? Ma è tutto. Stiamo vivendo una stagione dell'odio. Tutti, c'è un odio tremendo, tutti si odiano, c'è la stagione delle risse, dei massacri, ci manca l'amore soprattutto, ecco perché c'è l'odio. Cos'è peggio, la violenza o l'ignoranza? Ma l'ignoranza porta alla violenza, per cui certo la violenza, c'è cioè la violenza delle parole, non solo la violenza fisica, cioè. Quella verbale può essere anche molto più pericolosa e proviene dall'ignoranza. Se diventassi un grande politico, un ministro, quale sarebbe il primo decreto scaccia?
Non vorrei essere populista, non vorrei che ci fossero più poveri, cioè oltre la soglia. Naturalmente le scale ci sono i ricchi e ci sono i poveri, ma ci deve essere un limite, cioè la quota di sopravvivenza deve essere garantita per tutti. Facciamo finta che oggi sia il compleanno di tua moglie e devi fargli gli auguri, cosa le regali? Io credo che dopo 45 anni di matrimonio il fatto di stare con lei è già un grande regalo, ma è lei che lo fa a me nello stesso momento. E l'ultima domanda è proprio questa, invece oggi facciamo finta che sia il tuo compleanno, cosa scrivi tu a Pino Scaccia? Che biglietto gli scrivi? Cerca di invecchiare bene, mi raccomando. Allora ci salutiamo qui, Pino, è stato un piacere per me. E spero semplicemente... Salutami le Marche. Certo, andiamo in onda nelle Marche, su una TV tra l'altro abbastanza importante che si chiama TVRS, siamo in onda ogni venerdì alle 20.30, il sabato successivo alle 13.30, quindi il giorno dopo, e poi il mercoledì sera alle 23.30. Visto che ci siamo, chiudo qui la trasmissione di questa settimana ringraziando gli ultimi amici sponsor, poi ci sarà la sigla finale e noi ci rivedremo la prossima settimana con un altro grande ospite, sempre a casa delle stelle. Grazie e alla prossima.